Chi non sapeva guidare, Tulio era disponibile. Ci portava sia lì, sul Vesuvio, comunque sono strade che non sono trafficate. E quella stradina c'era la salita e lui faceva vicino a me: devi fare questa salita, perché se fai questa salita sai fare tutte le salite. Quella sera ho detto di no, perché sinceramente avevo paura se faceva qualcosa alla macchina, e mi ha fatto fare solo la via diritta e non era successo niente. Il giorno dopo è andato lui con Giuseppe. Abbiamo sentito anche che questa persona si è impressionata perché aveva visto una persona uscire dalla sua villa. Non è assolutamente vero. Se ha visto qualcuno uscire dalla villa è perché Tullio si era avvicinato per fare pipì. L'ultima volta l'ho sentito che erano le 7. Ha detto solo se volevo scendere. Quella sera nessuno voleva scendere perché faceva freddo. Solo Giuseppe. Paolo non scende. Non sappiamo se magari dovessero vedersi pure con altri amici di Tullio. Questo non lo sappiamo. Con i ragazzi della nostra comitiva sicuro con no, perché dobbiamo andare a lavorare e quindi non siamo scesi perché non potevamo fare tardi il giorno dopo. Chi non sapeva guidare, Tullio era disponibile. Ma Tullio mi fa fare delle guide e lui ci portava sia lì, sul Vesuvio. Comunque sono strade che non sono trafficate. Il giorno prima sono andata io con Tullio sulla centrale a guidare con la sua macchina, perché io voglio prendere la patente. Infatti lui mi voleva aiutare a prendere questa patente, ha detto vieni qua ti faccio fare io le guide sulla centrale. E quella stradina c'era la salita e lui faceva vicino a me: devi fare questa salita, perché se fai questa salita sai fare tutte le salite, perché comunque là è una strada che è tranquilla, non ci sono macchine, allora la puoi fare. Quella sera ho detto di no, perché sinceramente era buio, avevo paura. Ho detto vabbè, tu ho paura perché comunque non ho la patente, non so guidare. Avevo paura se faceva qualcosa alla macchina e mi ha fatto fare solo la via diritta e non era successo niente. Il giorno dopo è andato lui con Giuseppe. Quella salita non ci siamo mai andati, però Giuseppe era molto... era poco pratico con le salite, faceva sempre inchiodare la macchina, quindi tu gli faceva fare le, diciamo, a fare le ripartenze in salita. Abbiamo sentito anche che questa persona si è impressionata perché aveva visto una persona uscire dalla sua villa. Non è assolutamente vero. Se ha visto qualcuno uscire dalla villa è perché Tullio si era avvicinato per fare pipì. Cioè, come faceva sempre. Tullio era ingenuo, era un gigante buono. Quindi non aveva cattiveria, niente, zero. Così Tullio come Giuseppe. Penso che si sia capito che persone erano, sono ed erano.